20 e 29, siamo tornati, Radio Nova, siamo tornati con l'Indolente e siamo tornati per l'ultima intervista. Dulcis in fundo, possiamo presentare il nostro ospite, abbiamo con noi Roy Dolce. Ci senti? Mi sento benissimo, eccoci qua, Roy, sono io. Ciao Roy, grazie per buonasera essere con noi Roy. Innanzitutto, quindi un bel applauso di presentazione, secondo me ci sta sempre, ci sta sempre. Sappiamo che non ti stiamo disturbando, come ti ho disturbato questo pomeriggio in cui amabilmente mi hai detto che stavi facendo qualcosa. Sì, oggi pomeriggio ero occupato, come ben sai, mi hai beccato in una situazione un po' con i pantaloni calati. Comunque adesso siamo qui, esatto. Sono vestito. Bravo, questo è ottimo. Infatti ti presentiamo proprio così, ossia Roy è il gigolo più famoso d'Italia, è il gigolo in cui tutte le trasmissioni parlano, il TG2, TG.com, Vanity Fair, Cielo, ovunque, questo possiamo dirlo. Anche sul Corriere. Molte redazioni si incuriosiscono, sai, questo è un mestiere anche abbastanza vecchio, nuovo, ma incuriosisce, no? Perché poi fare il gigolo, fare il prostituto oggi è un lavoro vecchio, no? È vero, insomma, è vero. Siamo tutti un po' dei prostituti, anche voi vi state prostituendo per dei soldi. Esatto, esatto, anche noi, magari dire così. E sei anche un imprenditore, nel senso sappiamo che hai aperto un sito, gigolo.cloud, un recruiting. Gigolo.cloud è un'agenzia dove io preparo nuovi ragazzi, anche perché io sono 20 anni ormai che sono nel settore, e adesso sono 3 anni che ho aperto questa agenzia proprio per incoraggiare nuovi ragazzi. E poi siccome l'offerta è triplicata e quindi adesso la richiesta è in continuo aumento, perché poi grazie ai media, grazie a voi che espandete insomma questa pubblicità del nostro mestiere, sempre più donne si incuriosiscono, sempre più donne cercano questa figura, no? Un po' emblematica, esatto, che è il gigolò. Quindi un'ottima iniziativa la tua, un'ottima iniziativa, posso dirlo. La domanda è, come hai iniziato questo lavoro? Ma ho iniziato ovviamente grazie ad una donna che mi affittò, mi ricordo, per fare ingelosire il marito. È un lavoro che è durato 10 minuti, perché lui si incavolò subito, il marito, e quindi però qui mi è venuta l'idea, proprio mi si è accesa una lampadina, ho pensato, ma questo potrebbe essere un mestiere, gli ingelosimenti, le prove di fedeltà. Quindi da lì ho fatto un'indagine su Google, su internet, e quindi ho visto che in realtà non è che c'era molto, c'erano i soliti ragazzi che si prostituivano con i gay, però ho cercato di dare un'impronta diversa e ho iniziato creando quest'uomo in giacca e cravatta, un po' più affascinante, un po' più elegante rispetto a quello che c'era allora, e lì ebbi ragione, perché poi in realtà adesso si è trasformato, adesso il gigolò è molto più elegante, si è costruito una figura, un'immagine molto più pulita, più sobria rispetto a qualche decennio fa, insomma, quindi sai, le donne sono molto più attratte dall'uomo elegante piuttosto che nudo. Quasi un gentiluomo, si può dire, no? Sì, perché poi devi in qualche modo creare questa favola, no, immaginaria, che molte donne insoddisfatte si creano in testa e hanno, perché sai, la donna che chiamo un gigolò è una donna che ha un momento di debolezza, un momento di fragilità, un momento di bisogno, certo, no, che può essere affettivo, sessuale, di riscoprire la propria femminilità perché magari si è spenta per colpa di un marito assente, insomma le motivazioni possono essere tante, quindi perché no, perché non ricominciare la propria vita, la propria sessualità con un gigolò, perché poi con un gigolò in realtà non è neanche un tradimento, anzi molti mariti sono felici di sapere che la moglie in qualche modo ha scelto il gigolò piuttosto del vicino di casa. Ottima questa cosa. Ottimo, perché devo essere sincero, poi ho visto in un tuo video in cui tu hai fatto una differenza tra le vedove e le donne sposate, ossia le vedove sono sempre quelle un po' più fedeli al marito morto, invece le sposate sono un po' più attratte veramente alla tua figura. Beh sì, perché la donna sposata, sai, il matrimonio in realtà è un po' la base del mio mestiere, il mio mestiere vive grazie ai matrimoni, proprio perché il matrimonio poi alla fine si va un po' a spegnere, no? Quella passione che c'è all'inizio poi piano piano va scemando, e quindi le donne vogliono rivivere la loro
giovinezza, però avendo 40-50 anni e magari non sanno da dove ricominciare, è brutto poi andare con il vicino di casa che può chiacchierare oppure con un passante, allora servono di sviluppo una sorta di privacy, di discrezione, di insomma essere se stessa senza sputtanarsi, perché poi in realtà molte donne hanno paura di farsi un amante, perché l'amante in realtà è un secondo marito, poi chi se lo può permettere ovviamente chiama un gigolò, chi non se lo può permettere si fa l'amante rischiando, perché poi sai, molti amanti comunque alla lunga possono innamorarsi, possono dar fastidio, possono anche rovinare una famiglia. È vero, invece è vero. Diciamo è il metodo più efficace secondo me, anche poi il tuo voto di segretezza è qualità, diciamo, per chi ti affitta, giusto? Sì, perché magari per quelle 3, 4, 5 ore però hai la sicurezza matematica che vivrai un bel momento, magari fine a se stesso, ma proprio perché è fine a se stesso non va a destabilizzare, a creare problemi futuri. E quindi questo probabilmente a molte donne piace, ad altre un po' meno, perché se molte donne cercano ancora il principe azzurro che duri tutta la vita, però sai, bisogna guardare in faccia la realtà, i principi azzurri un po' insomma finiti, oppure si sono un po' scoloriti, no? Poi sì, è ovvio, a 20 anni ci credi, a 30, 40, 50 un po' meno. Certo, su questo è vero, ti diamo ragione, ma soprattutto le tue performance, perché poi comunque le tue clienti, suppongo che tu non veda tutte in hotel, cioè noi sappiamo che l'hotel è quasi il simbolo, dai, dove consumare, ma ti è capitato anche in macchina, anche magari anche nelle case di loro, ma col marito assente? In macchina è un po' più raro, però nelle case sì, nelle case succede spesso, anche perché molte donne... ma approfittano del, magari di un'assenza del marito, oppure in questo mese ad esempio agosto è un mese delle single, quindi in agosto si lavora almeno all'80-90% con donne single, donne vedove, donne che stanno da sole, perché sai, agosto una donna sposata va in vacanza con il marito, con i figli, quindi ecco, c'è una sorta di geografia, ad esempio Natale, Ferragosto, questi sono festività dove le donne stanno con il marito, mentre durante la settimana c'è più la donna single, cioè, ci sono vari tipi di donne. Adesso in agosto ovviamente la donna single si sente sola e allora approfitta di questa cosa. Io giustamente. Appena tornato da Lugano proprio con una donna single che voleva vedermi, voleva divertirsi, quindi è tutto qui. E qua la richiesta più strana che ti hanno fatto, qua chiedo subito. Ma guarda, ho ricevuto tante richieste strane, diciamo, ti posso dire una abbastanza toccante, che una figlia mi ha affittato per la mamma, per trascorrere bei momenti con la mamma, vedova, però poi ho scoperto dopo un paio di mesi, la figlia mi scrisse che è stata molto bene con me, però in realtà aveva un tumore, e erano gli ultimi giorni di vita e la figlia voleva fare questo grande regalo alla mamma, e quindi mi ha toccato molto questa cosa, sapendo bellissimo di essere gesto. Stato l'ultimo desiderio per cui, cioè, mi ha toccato. Poi cose simpatiche, non so, posso dirti che mi sono sposato per finta nel senso che una donna ha organizzato un matrimonio finto per far felici i genitori e per farsi comprare una villetta a schiera e la macchina, quindi sì, ho degli episodi, sai, la mia vita è abbastanza, io vengo affittato per qualsiasi casistica, quindi a volte mi stupisco anch'io, perché le donne hanno una fantasia incredibile, dagli ingelosimenti alle prove di fedeltà, magari donne che vogliono farsi vedere insieme a me da qualche ex compagno, amante, oppure mi affittano per dei funerali, per delle cerimonie, e quindi ecco, sì, il mio mestiere è un'interpretazione continua. Poi ovviamente c'è anche l'aspetto sessuale, dove viene chiamato importantissimo, anche è anche importantissimo secondo me, esatto, anche le coppie, ci sono anche molte coppie dove c'è il marito voyeur che vuole vedere la propria compagna con un altro, che vuole partecipare, ci sono tante cose, tante sfumature, insomma, no? Sai, quando lavori con questo aspetto che è
sessuale, psicologico, si Un apre po'. un sacco E di lì però, varianti. nel senso, non ti dà un po' fastidio? Cioè che tu mentre stai, come dire, sei in performance con questa signora, ti guardi anche il marito. Non ti dà un po' fastidio? Cioè Ma vai, poi ti sei dovuto inizialmente sì. adattare, ok, però. Inizialmente sì, però poi ci fai l'abitudine e ti dirò che è una cosa che poi alla fine si crea un rapporto, sì, con la moglie perché ci stai insieme, però anche con il marito, poi subentra un'amicizia perché molto spesso queste persone si fidelizzano, ti richiamano più volte perché poi quando stanno bene con te tendono Certo. a richiamarti, quindi si crea anche una sorta di amicizia con delle coppie, ma anche con delle donne, perché sai, la fidelizzazione è importante in tutti i mestieri, ma anche in questo, perché è come andare al ristorante, se una donna mangia bene, poi ci ritorna su quel ristorante, se mangia male lo cambia e vado ad un altro. Beh, tu puoi avere una Quindi percentuale di donne che hanno mangiato assolutamente. bene alta, suppongo. È importante, sì, io almeno il 70-80% delle donne che mi vedono poi mi richiamano, anche perché è un fallimento per me sapere che una donna mi ha chiamato una sola volta. Io quando succede mi domando ma come mai, dove ho sbagliato, magari non è colpa mia, però me le faccio queste domande perché io amo il mio mestiere e mi piace dar gioia, mi piace far stare bene le persone, le donne in questo caso, quindi ce la metto tutta, ovviamente finché è possibile, poi sai, non tutti i lavori escono bene, ma in linea di massima cerco di farlo bene perché questo è il mio lavoro, questo mi piace fare e penso di farlo ancora, quindi non mi sono stancato, anzi, sono felice, io poi domani riparto, sono sempre in viaggio, anche adesso sono in autogrill, quindi mi sono fermato per voi. Ecco, è il Grazie. mio lavoro, sono una sorta Ci di fa onore camionista. questo. Tutto qua. Ascolta, Roy, io ti volevo chiedere, quanto, nel tuo lavoro comunque, nel ruolo che ricopri, quanto è importante l'estetica e quali, cioè, o se ci sono anche altri fattori che sono importanti? Ti spiego perché. La settimana scorsa abbiamo avuto appunto uno youtuber, il conoscitore italiano, che ci ha parlato dei canoni estetici delle donne, insomma, di cosa vogliono in realtà le donne da un uomo, secondo le sue teorie, ecco. Appunto, a te volevo chiedere, ripeto, nel tuo lavoro, quanto è importante l'estetica e se ci sono altri fattori che sono importanti e determinanti in ciò che fai, ecco. Beh sì, l'estetica diciamo che è una buona vetrina, per quanto mi riguarda, sai, il mio lavoro è quasi tutto creato su internet, quindi la vetrina è Ok. fondamentale perché la vetrina, la bellezza estetica, ma non solo la bellezza, ma la comunicazione attraverso fotografie, attraverso modi di vestire, attraverso look, attraverso i video, che io ne faccio molti, sono tutte componenti che attraggono le donne perché ti sentono più vicino, no? Un video, ad esempio, attrae molto più di una foto. Perché? Perché il video lo vedi a 20 centimetri, te lo porti in bagno, te lo porti in camera, cioè io sto parlando a te donna Assolutamente. che mi stai guardando, quindi si crea quell'empatia che funziona molto, quindi l'estetica è importante, però poi bisogna avere, una volta che hai creato questa forma di comunicazione e attrae le donne ti chiamano, ma solo nel telefono poi non ci sai fare, non sei attrattivo, non sei affascinante, probabilmente non basta solo la bellezza serve per attrarre, però poi ci vuole tanti altri tasselli successivi per far sì che poi quella donna decida di scegliere te e di pagare te piuttosto che un altro. Quindi nel mio campo sì, è importante l'estetica, ma poi è fondamentale avere delle caratteristiche come la costanza, la lungimiranza, la comunicabilità, il fatto di capire le donne quando ti chiamano in pochi secondi, cioè riuscire a interpretare una voce, un timbro. Io ad esempio sono molto bravo, almeno ritengo di essere bravo, a capire che tipo di donna andrò ad incontrare dalla voce, se è bella, se è brutta, se mi piacerà, come farò sesso con lei. Mi faccio già io un profilo mentale e spesso ci E indovino. donne E poi sarde, ti è mai capitato donne sarde? sì, sono donne sarde, capitano. Poi tra l'altro in Sardegna sono stato da poco con una coppia, poi tra una coppia Bene. proprio dove lui voleva insomma, vedere
guardare. Certo. Poi mi ricordo che abbiamo fatto un ballo proprio al centro del salone, ero a casa loro, lui mi guardava dal divano, io ballavo con lei e poi c'è stato un coinvolgimento. Sì, in Sardegna vado regolarmente. Ma loro ti pagano tutto? Ti hanno pagato tutto? Domanda, nel senso, certo. Quando ti affittano pagano aereo, hotel, tutto? Sì, di solito le spese sono a carico loro, ma okay. In quel caso mi è venuto anche a prendere all'aeroporto e mi ha riportato. Però sì, di solito quando esco le spese sono a carico della persona, hotel, cine, solo che ovviamente se io vado a cena, magari in quel contesto dico, pago io, poi magari mi li ridà, non è che... Certo, stiamo a guardare, certo. Assolutamente. Di gentilezza è fondamentale anche in questo caso, però sì, di solito le spese sono a carico della donna che ti chiama. Ho capito. Sì. Ultima domandina per sapere una differenza, ossia tu sai che naturalmente oltre alla figura del prostituto ci sono anche le prostitute, però tendono sempre di più a nascondersi, ossia è molto più difficile sapere se una donna diciamo fa questo mestiere. Come mai? Cioè, perché alla fine io penso che la logica sia che la donna comunque è vista male, invece l'uomo che invece si prostituisce è un più un macio, cioè tu... Qui c'è uno stigma sociale non indifferente, ovviamente la donna... Sbagliato, a mio dire. Sì, no, è sbagliatissimo, anzi è il contrario secondo me, l'uomo dovrebbe essere offeso, perché l'uomo facendo il gigolo mi do la zappa sui piedi ma perde la sua identità di cacciatore, da cacciatore diventa preda, e contrariamente dalla escort, dalla prostituta, che la prostituta si elegge, si mette sul piedistallo dicendo io valgo, quindi mi faccio pagare rispetto a te che la dai gratis. Quindi ecco, qui c'è una visione, almeno io la penso così, la prostituta secondo me è un'eletta che non dovrebbe essere stigmatizzata, anzi il contrario, perché la prostituta è quella che dice io valgo e ha fiducia in sé, perché io valgo così tanto che decide di farmi pagare. Tu invece, un'altra donna, spesso la dà gratis. No? Quindi invece il gigolo che tutti vedono come macio, come persona playboy, uno che trova invidiabile, donne, però in realtà il gigolo è un po' frustrato perché perde la sua identità, diventa una preda. Io in realtà vengo cercato dalle donne, è loro che seguono me e non il contrario. Quindi io a volte mi manca quella cosa di ricerca, mi manca quella molla. Io a volte vedo delle ragazze che mi piacciono molto, ma purtroppo io non posso, perché cioè, quelle dovrei cacciarle io, nel senso, invece nel mio mestiere, sai, vengo... Certo, vabbè, però a volte non puoi toglierti i panni da gigolò e andare a fare il predatore. Ma non ho tempo, anzi io avevo, mi ricordo, una ragazza che faceva l'università lì dove abito io, e non avevo tempo per lei, perché poi io quando lavoro, il giorno dopo lavoro, non posso sprecare energie. Certo. Quando andavo da lei sprecavo molta energia, alla fine ho dovuto mollare, perché poi io poi sono abbastanza serio in questo mestiere, io non ho una fidanzata, ne ho tante, quindi... ti invidio, ti dico la verità, io ti invidio. No, ma forse è meglio averne una, però... Chi lo sa? Comunque ti ringraziamo per essere stato con noi, adesso andiamo grazie in pubblicità, grazie mille Roy, speriamo di risentirci, cavolo, per un'altra grazie piccola intervista, voi. Grazie, ciao, buon viaggio e buon ritorno a casa. Grazie, un saluto, ciao.